Vabbè, allora se non è successo tra virgolette nulla e possiamo ancora entrare sia qui che nel centro commerciale, che succede? Che c'è, Goromaru? Una porta della monade? Quella porta? Credo che prima non ci fosse. Ehi, non vi sembra una di quelle porte che a volte troviamo durante l'esplorazione? In effetti somiglia molto. Oh, aspettate, questa sembra portare più in profondità delle altre. Percepisco ombre potenti, forzieri e qualcos'altro. Non so cosa però. Sudano. In altre parole, è un posto ideale per misurare la nostra vera forza. Ma com'è che hai capito solo questo di tutto quello che ha detto Fuka? Ah, quindi l'arma finale di Aegis è qui. Sembra proprio che si possa trovare roba interessante lì dentro, quindi potrebbe davvero valere la pena di esplorare. Pare che si possa entrare e uscire a piacimento, quindi tenetelo a mente se decidete di avventurarvi davvero. Ovviamente decidere se usare o meno questa porta aspettate Aegis. Camera della monade. Qui risiedono le ombre formidabili, oltre a quali si trovano dei forzieri contenenti oggetti preziosi. Puoi affrontare queste sfide tutte le volte che vuoi, quindi se ti senti in difficoltà prendi in considerazione l'idea di tornarci dopo un po' di allenamento. Ormai per quello. Nelle camere della monade potrebbe esserci anche qualcosa di introvabile altrove. Dovrai esplorare le camere per capire di cosa si tratta. Allora, quindi, la porta finale, ovviamente, è quello che è. Questa è la porta della monade finale, invece. Io direi che, ovviamente, l'esplorazione è d'obbligo. Ah, mi sa che è un continuo di sfide, mi sa, eh. Cioè, mi sa che si va solo esatto ad affrontare la gente. Tra l'altro è al Kogan nucleare, questo. Certo che siamo pronti, andiamo. Sono il Kogan verde. Il Gigas immortale e Maya viscerale. Va bene, lo debilitiamo. E che palle. Va bene, non importa. Perché fanno sempre gli attacchi magici sulle persone sbagliate? Vediamo. Sai che ci minchia 700, guarda quanta vita ha ancora. Minchione. Mi sa che ste sfide sono tutte... Minchia, Aegis, no. No, no. Che palle. Junpei, per favore, almeno tu, dai. Tirala su. Ok, debole a nulla. Debole al fuoco. Perfetto. Inferno di fuoco. Porca troia. Quanta vita ci avete voi due? Arrivato a questo punto mi viene il dubbio che neanche Armageddon potrebbe ucciderli. Al prossimo giro ti giuro che voglio provare. Secondo me sopravvivono, sai. Merda. Sarà dura, sì, eh. Vabbè, vai Mitsuru di teurgia. Io l'avevo portata per boostarci un po' gli attacchi con le condizioni, ma sta gente mi sa che... mi sa che resiste bellamente, eh. Mi sa che ci tocca usare le teurgie. Cioè, io puntavo a tenermele magari per lo scontro più avanti, però... minchia. Meno male, è ancora vivo. Ok, su Junpei ovviamente la concentrazione serve a poco. Però almeno su Aegis facciamo un po' di danno in più a questi. Minchia, 4000 e passa, sono ancora vivi sti bastardi. A sto punto davvero si punta al tutto per tutto. Togliamocene almeno uno dalle scatole. E ok, almeno uno ce lo siamo levato. Un po' spreco onestamente, sì, me ne rendo conto. Ti dispiace fare un congelato? Brava. Porca troia. Diamo fuoco a questo. Ecco fatto. Passiamo la palla da Aegis. E li colpiamo entrambi.
Dai, forse non lo abbattiamo, forse. Però... ok, almeno quella piccola è andata. Lo so, Junpei. Lo so. In realtà avrei dovuto curarti, hai ragione. Speriamo di fulminarlo, almeno. Andata, va benissimo, va benissimo. Ok, mano arcana. Il matto ormai non ci serve più, quindi un incenso casuale va benissimo. Guardia di terzo livello, ok. Forse c'è un forziere più avanti. Allora, prima prendiamo il forziere, poi dopo usciamo e rientriamo. Ah, tutto qua? Oh. E allora sì, mi conviene uscire ogni volta da ogni battaglia. Almeno per ricaricare gli altri, non tanto per noi. Tanto visto che abbiamo abbattuto Reaper, quella è palesemente la stessa zona dove abbiamo affrontato Elizabeth, quindi probabilmente dovremo riaffrontarla. E se è di nuovo lei... no, non mi ci sbatterei neanche troppo. Ok, prossimo avversario. No, 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 no. Io ho visto benissimo quello che era. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Io so benissimo cosa ho visto. So benissimo cosa ho visto. Aspetta, no, è qualcos'altro. Non ho mai percepito niente di simile. Dubito sia un'ombra qualunque, per cui se volete darle la caccia fate attenzione. No, no, no. Ho un brivido sulla schiena per questa cosa, eh. Affrontiamola. No, 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 io so benissimo cosa ho visto. E non ci voglio credere, dai, non è possibile. Elettrico vento, fuoco ghiaccio. Tu a cosa sarei debole? Non ne ho idea. Io farei una cosa più intelligente. Debilitiamola subito. Proviamo a vedere se intanto lei è debole a qualcosa, perché quella va bene. Sappiamo già che ha le resistenze. Facciamo change con Yukari. Garudiamo lei. Perfetto. Ok, loro ci hanno già una vita un po' più easy, mi sa, eh. Dobbiamo sperare in realtà che non resista al fisico. Pralaya! Ok, ok. Credo, arrivato a questo punto, che forse lei non abbia nessun tipo di resistenza particolare, sai? Sì, secondo me lei resiste a tutto tranne che al fisico. Quindi, colpiamo col vento ancora lei. Giusto per stare tranquilli, tiriamo una slack a tutti quelli che sono a terra. Ok, non sono rimasti a terra, peccato, ci speravo onestamente. Ok, dobbiamo curare Yukari, ovviamente. Vabbè, loro li sappiamo già in realtà, esatto. L'importante è che non sia il taglio, sostanzialmente. Allora mi carico. Tu colpisci. Sì, sì, lo so che rifletti. Passiamo di nuovo la palla da Aegis. Colpiamo tutti. Perfetto. Sì, il suo unico obiettivo è fare in modo che quelle due cose continuino ad attaccare. Ci toglie tutte le vulnerabilità possibili. Abbattiamone una. Perfetto. Abbattiamo anche la seconda. Perfetto. Rimani ovviamente solo tu, Lama Celeste. Abbattuta anche con l'assalto. Bravi, bravi tutti. Ok, una carta in più, assolutamente guadagnata. Forse c'è un forziere. No, visto che abbiamo preso un'altra carta in più, continuiamo. Tanto, onestamente, questa battaglia non è stata così difficile. Quindi uno verde e uno viola. Orecchino del coraggio. Stoicismo. Ah, questo giro niente corridoi, abbiamo Mufasa, sostanzialmente. Un nemico potente, d'accordo. Simba!
Quindi, serpente sensuale, la bestia di Eldorado. Perché ho l'impressione che sia debole al fulmine? Lei, se tutto va come al solito, è debole al fuoco. Mi concentro. Così al prossimo turno, qualsiasi sia la loro debolezza, in teoria... No, non è debole al fuoco. E anzi se lo assorbe, d'accordo? Minchia, 800 di vita, si ricarica questo. Vento? Ok, uno dei due è debole al vento. Ok. Resta giù per favore? No, non resta giù, peccato. Ci ho sperato. Nebbia velenosa, bastardo. Proprio agli unici che non dovevano essere colpiti, eh. Vabbè, per quanto sia brutto da dire, Koromaru ok, ma Aegis no, perché mi serve per fare gli assalti. Quindi, nessuna debolezza, si ricarica tutta la vita sto pezzo di fango. Ok, ok, allora iniziamo a concentrarci almeno sul serpente. Almeno il serpente ce lo dobbiamo levare. Perfetto, va bene, diamo la palla da Metis, così si becca anche il 40%. Colpisci. Minchia. No, dai, tu stai scherzando con tutta quella vita e quelle resistenze, vero? Dai, tu stai scherzando. C'è qualcosa di sbagliato in questa battaglia. Sai che pensavo avrebbe attaccato di nuovo... C'è qualcosa che... Esatto. Scusa, mi è arrivato a questo punto. Vediamo quanto facciamo con una teurgia. È palese che ti vogliano far utilizzare gli attacchi divini. Arrivato a questo punto mi viene un dubbio. Un dubbio che vorrei constatare. Nel caso, Orfeo Telos almeno ci ricarichiamo dopo. Proviamoci. Perché secondo me ha più vita di 10.000. Secondo me non lo instakilli. Infatti, lo sapevo. E si potenzia pure il bastardo. Ok, quindi queste battaglie sono battaglie ovviamente che... sorpassano i più di 10.000 punti vita. A questo punto la tenterei, esatto, sul critico. Almeno con i critici possiamo fare gli assalti. Il problema è che non ho la carta degli assalti. Questo potrebbe essere un problema. Esatto. Quindi il tuo compito, Koromaru, adesso è debilitare. E lui si ripotenzia, ovviamente. Sia mai, no? Metis, tu togli i potenziamenti che questo si è messo. E lo crittiamo di nuovo. Questa volta senza potenziamenti. No, niente assalto. Così lo debilitiamo un'altra volta. Bravo, Koromaru. Vediamo se lo teniamo atterrato. Questo bestiolo qui c'ha... Si ricarica più di quanto perde. È l'ultimo. Fucapottiti, dai. Dacci almeno carica e concentrazione a tutti. Va bene, lo accetto, ma non era quello che dovevi fare. Brava, Metis, brava. No, niente. Passiamo la palla da Aegis. Così. Andiamo di concentrazione. Ora tocca di nuovo da Aegis. Ovviamente, attacco divino. Quanto gli faremo? Concentrato, eh. 1000. Un cazzo, insomma. Va bene. No, queste sfide qua io le detesto. Le detesto perché alla fine non sono sfide di abilità. Sono sfide di pazienza. Devi continuare a pazientare finché quello non crepa.
fine della questione. E il problema è che sto piccolo bastardo non va neanche in in confusione. Bastardo il cane, no, il cane non te lo permetto di ammazzarvelo. A sto punto tanto vale andare di assalti. Se devo aspettare che Aegis si ricarichi, almeno facciamo un po' di danno. Bon, perfetto, a sto giro sei debilitato, ti posso colpire almeno con una teurgia. Non farà molto, ma perlomeno meglio di nulla. Ti prego, critta. No, non critta. Peccato. Era anche ora. Ammazziamo sto leoncino e via. Sì, lo so che abusare di Armageddon è palloso, ma anche combattere contro un nemico del genere lo è. Ok, altri due forzieri, quindi questo è il coso bianco, ovviamente, e questo è il marchio esoterico. Prossima zona, corridoio, lo vediamo di nuovo quella persona? No, stranamente... Ah, eccola. Anone? È lui. Qualunque cosa fosse sembra sia sfuggita, è stranissimo, cosa poi potrebbe essere? Lo so io che cazzo è, lo so io che cazzo è. Uomo sulla ruota, eh? Ok, quanti nemici mancheranno? Vorrei saperlo, Fuka. Me lo puoi dire? Ma buffo, dai. Ah, subito? Ma scusami, quella torre lì messa in mezzo alle scatole? Reliquia mutevole e ciclope brillante. Puntiamo già a capire quali sono le debolezze, come al solito. Guarda, speravo che almeno la ruota fosse debole al fuoco, onesto. Ok, si cura col vento. Almeno la statua non è un problema, dai. Hai pugni? Ok, resiste un sacco, ma non sembra essere debole o avere qualche problema. Anzi... Ok, niente, però lui sicuro. Che palle sti combattimenti così. Però va bene, va bene. Andiamo di stella del mattino a sto giro. Visto che abbiamo la concentrazione, usiamola. Perfetto, almeno uno è andato. Allora, lui sì, sarà tanto, tanto, tanto di vita. Ma perlomeno non se la ricarica. Koromaru, debilita. Perfetto, quindi no ghiaccio, no fulmine, no vento. E c'è un problema di fondo. Allora, carichiamo Metis. Perfetto. Ti concentri pure, eh. E allora, lo faccio anche io. Il compito di Koromaru ovviamente è debilitare quando necessario contro sto nemico. Vabbè, le difese abbassate, abbiamo la teurgia al massimo. Usiamola. Non vedo perché tenerla. Tanto Yukari è la più semplice da ricaricare la teurgia. Allora, sta monade è uno difficile e uno semplice. Uno difficile e uno semplice. Questo è quello facile. Lama turbinante. Ci ho sperato in un crit, eh? Grandi tutti. Bravi tutti. Potenziamoci. Così al prossimo turno facciamo davvero i bei danni. Koromaru debilita ancora. E tu continua a caricarti. Questo è il trio. Questo è il trio. Metis che si carica, Koromaru che debilita. Proviamo con Kaguya. Vediamo se facciamo qualcosina. Beh. Dai. Dai, si può fare. Io spero sempre in un crit. Spero sempre in un crit per guadagnare un turno. Però forse Fuka può fare qualcosa. Vediamo. Dammi una concentrazione, una carica gratuita, per favore. Ti prego. Brava. Purtroppo su Yukari è spreco. Su Yukari è sprecata sto giro. Ma anche su Metis la concentrazione non gira bene. Però almeno possiamo lama turbinare.
Minchia. Almeno sta manfrinata può dare una mano a Yukari per ricaricarsi almeno la sua teurgia. Anzi, così carichiamo anche la nostra teurgia. Mikael! Brava! Brava! Cazzo, sì! Ok, dai, manca poco. Quindi il buio possiamo colpire. E Yagon? Oh, dai! Carichiamo un'altra volta Metis per sicurezza. Perfetto, lui si perde il turno a concentrarsi. Bravissimo. Noi siamo già concentrati. Lui è debilitato. Direi che la scelta è facile. Dai, 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 no, dai, ancora qualche colpo serviva. Vabbè, Koromaru, dai, fammi un critico, per favore, un crit. Crittamelo. Dai, Metis, dai, almeno tu, tiralo giù, per favore. No, di poco, che palle. Dai, che manca poco, ragazzi, su. Speriamo in un altro crit. Bravo, Mikael. Perfetto. Andata. Un altro bianco e un altro nero? No, la luna morta. Ah, eccolo qual era quello finale. Non era quello. Era quello della luna morta. È vero. Amuleto avaro. Punti esperienza. Prossimo nemico chi è? Ah, siamo arrivati alla fine. Eh sì. Ha aperto un potere immenso oltre questo punto, più forte di qualsiasi cosa abbiamo affrontata finora. Sei pronta, Aegis? Allora, guarda, solo per sicurezza. Ah, non posso, devo farmela a piedi? Ah, porca. Ok, ricaricata la squadra, ricaricati gli SP, direi che è il momento di vedere chi c'è qua in fondo. Andiamo. Ho capito, andiamo allora. Perché l'avete fatto? Vi adoro, ma perché? La boss fight segreta. Joker. Quindi è da lì che proveniva il segnale. Questi dati sono incomprensibili. Sono potenti, ma deboli allo stesso tempo. È come se non fosse davvero qui. Sta per attaccarci. Aegis, in guardia. Arsen! Quanto vi odio! Ragazzo mascherato! Vi odio, quanto... Quanto è fanservice tutto questo! Quanto è fanservice! Vediamo... Tanto ovviamente... È un utilizzatore di persone. Sappiamo benissimo che le sue resistenze e le sue debolezze cambieranno nel corso di tutta la battaglia. Sì, mica me. Ma debilitazione non mi scappa. Scusami. No, no. No, e no, e no. No, è un'altra battaglia di quelle di merda. No, è un'altra battaglia di merda. No, e che palle. No, dai, dimmelo di no. Ti prego. Non dirmi che è un'altra battaglia di merda la Elizabeth. No. Non lo accetto. Scusami, Cambiamolo subito. Vediamo come va. Anzi, guarda, testiamolo. Testiamolo, perché a sto punto può essere davvero veramente che è una battaglia di merda e basta. Non me ne frega niente, guarda. No, Joker, dammi almeno sta soddisfazione. Allora, ha più vita di Elizabeth. Ha già più vita di Elizabeth. Non me ne frega niente di morire, davvero. Mi devi dare solo una risposta. Mi devi dare solo una risposta, Joker, davvero. Dimmi che non sei un'altra di quelle battaglie di merda che devi per forza prepararti tutto senza senza assorbimento, senza nulla. E senza rifletti. Ti prego, dimmelo. Guarda che se adesso ci fa di nuovo proiettili del peccato perché abbiamo fatto Armageddon.
Non me ne frega niente, esatto. Droppo la battaglia, no, no, no. Me ne frega niente. Sbatte il cazzo. Me ne sbatte il cazzo altamente. No, no. No, no, no. Va bene tutto, ma le battaglie dove devi essere preparate alla perfezione, no. Le battaglie devono essere dure, devono essere combattute, devono essere belle, per carità. Mi va bene anche che abbia un timer, letteralmente, che io abbia tot turni senza saperlo magari. Ho 30 turni, devi batterlo entro 30 turni, ok. Ma le battaglie dove devi avere per forza la squadra perfettina, dove devi avere la squadra di merda, sostanzialmente mi basterebbe. Forse in realtà sai che è anche colpa del gruppo, perché anche il gruppo ha un ultimo tentativo, gli do un ultimo tentativo. E l'unica persona che abbiamo, ovviamente, del nostro gruppo che ha solo resistenze è Orfeo. Arrivato a questo punto, la tento per l'ultima volta. Se ancora ci fa proiettili del peccato, fuori. Non me ne sbatte il cazzo. Giusto curiosità a questo punto. È tutto testing, ovviamente. Sia mai, no? Non sia mai che sia una battaglia combattuta nel modo più giusto, no? Resisterà a tutti gli status, ovviamente. No. Così. Perché tanto, voglio dire. Mi sembra giusto. D'altronde, perché fare una battaglia in cui uno può anche a modo suo divertirsi? Perché fare una battaglia difficile che magari lui ha tanta vita, ha i turni contati? No, 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 no. Battaglia con regole che neanche sai. Bello, bello. Complimenti. No, no, bel modo di far piacere il proprio titolo, davvero. Questo è l'ultimo tentativo, davvero. Perché succedeva anche con l'altra simpatica, che se io avevo una persona che aveva già rifletti, assorbi qualcosa, subito mi stachillava. Ma se mi fa ancora l'uccisione, proviamo un'altra volta ancora, perché mi viene il dubbio che il problema arrivato a questo punto non sia io ma sia la squadra. Che siccome loro hanno... Può essere Koromaru il problema? Davvero? Perché in teoria la sua prima persona è Arsène, palesemente. E Arsène usa gli attacchi oscuri. Koromaru è l'unico che resiste agli attacchi oscuri della nostra squadra. No, se fosse così sarebbe davvero una stronzata. Se fosse davvero anche per colpa della... Perché con Elizabeth combattevamo da soli. Punto. Qua combattiamo con la squadra. In teoria è più semplice. In pratica mi sa che mi rende la vita più difficile. Di nuovo. Concentrazione carica. La tentiamo. La mia teoria mi sa che è giusta, sai? La mia teoria, che mi sa che è colpa di Koromaru, potrebbe essere corretta, sai? Faccio un ultimo tentativo. Faccio un ultimo tentativo e poi basta. Onestamente mi sono scoglionato. Perché questa non è una battaglia divertente. È stato bellissimo vederlo, ma non è una battaglia divertente. Zero totale. Non c'è nulla di divertente in questa battaglia. Io lo sapevo che finivamo così. Appena visto la camera della monade sapevo che ci sarebbe stata una boss fight. Pensavo sarebbe stata di nuovo Elizabeth. Infatti ero già lì lì per dire no. Ti dico il cazzo che la rifacciamo. Sono stato contentissimo di aver visto Joker. Contentissimo davvero. Ma se questo è quello che otteniamo, non ne vale neanche la pena. Bravo Junpei, quanto ti voglio bene. No. Basta, non me ne frega niente. Se qual era un bello scontro equilibrato? Quello di Persona 5. Quello di Persona 5 è un bello scontro. Questo? No, questo no. Bella sorpresa, tante care cose, ma hey, se mi devi trattare così, no. Questo non è un bel modo per trattare il giocatore che ha speso 30 porco di quel cazzo di euro per un DLC del cazzo. Tutto uguale dall'inizio fino a quasi alla fine.
mi metti una bella sorpresa alla fine con regole del cazzo che non sono spiegate. Perché alla fine, se fosse stato devi farlo da solo come con Elizabeth, ci arrivavo, dicevo ok, per forza di cose dovrò combattere da solo, per forza di cose ci saranno le regole come con Elizabeth. Ma qua mi fa entrare col gruppo, mi trovo davanti Joker che è un altro utilizzatore di persone, dici ok, è uno scontro equilibrato, forte per carità, ma è uno scontro equilibrato. No.